anche Agrigento, al suo centro vaccinale, presente al taglio del nastro l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. A Licata si registra una nuova morte post AstraZeneca, su cui indagare. A Catania arrivano gli ispettori. Festa in un locale a San Leone, 27enne ubriaca forza posto di blocco. A Palma i cittadini non rispettano le regole, il sindaco chiede la zona rossa. Volontari con i soldi pubblici erogati dall'ASP, sequestro ad un'associazione di cani cattivi. A Favara una sala giochi usata come centrale di spaccio, documentate oltre 150 cessioni di droga. Bolle e la SEAP lascia il primo posto in classifica dopo la sconfitta con il Modica. Parolino De Best, l'atleta agrigentina, vince i campionati italiani di lanci lunghi e stabilisce un nuovo record. Anche Agrigento da oggi è il suo hub vaccinale, al Palacongressi, al Villaggio Mosè. Per il taglio del nastro presente l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, il nostro direttore Arturo Cantella. Inaugurato stamani il centro di vaccinazione del Palacongressi al Villaggio Mosè, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, la struttura attrezzata di tutto punto è stata messa a disposizione dal Parco della Valle, è stata arredata dalla Protezione Civile in collaborazione con l'ASP di Agrigento. A regime, i vaccini permettendo, si potrebbe arrivare anche alla somministrazione di circa 3.000 dosi giornaliere. Numerosi le autorità presenti all'evento, tra i primi a vaccinarsi stamani i componenti dell'associazione e del personale presenti presso la sede di vaccinazione. Si aggiunge alle altre sedi vaccinali, è importantissimo, i cittadini siciliani come tutti i cittadini italiani guardano alla vaccinazione come un momento di speranza e noi dobbiamo spingere la vaccinazione proprio in questa fase così difficile, nella quale ci sono sentimenti contrastanti e deve prevalere il valore della scienza. Il vaccino al momento è l'unico antidoto possibile per liberarci di questo brutto virus e tornare alla normalità. Io devo fare i complimenti ancora una volta alla Protezione Civile, all'azienda sanitaria provinciale, perché abbiamo creato un meccanismo virtuoso di collaborazione e spero che i cittadini potranno apprezzarlo il prima possibile. I vaccini arriveranno in quantità sufficiente tale da poter soddisfare le esigenze della popolazione? È un impegno assunto dal Presidente Draghi e io gli credo. E per quanto riguarda l'AstraZeneca, la vicenda AstraZeneca, molti siciliani si sono tirati indietro a fare il vaccino. C'è un po' di preoccupazione, l'AIFA e EMA hanno ribadito l'assoluta sicurezza, se potesse essere liberalizzato anche i quarantenni sarei il primo a farlo per testimoniare con la mia vaccinazione che non c'è nulla di cui temere. Aspetto il mio turno. Abbiamo anche ad Agrigento, abbiamo un hub che è bellissima, vorrei ringraziare la proprietà che ci ha dato questa opportunità perché sono stati generosissimi e l'hanno concesso a titolo gratuito, quindi la Protezione Civile ha fatto un ottimo lavoro assieme all'azienda forestale perché avete visto che tutto è stato rinnovato, ora abbiamo la potenzialità di farla, mancano i vaccini perché in questo momento stiamo vaccinando in 16 punti della nostra provincia e stiamo facendo circa 1.900-1.000 vaccinazioni al giorno. Qui ne potremo fare, se arrivano i vaccini, 200-300, quindi camminiamo piano piano, però man mano che arrivano i vaccini passeremo anche a 3.500-4.000 vaccinazioni al giorno. Quindi l'obiettivo è quello di far uscire la provincia di Agrigento dalla cappa di questa maledetta pandemia. Oggi è un giorno importantissimo per Agrigento perché avere un centro vaccinale di queste dimensioni, di questa capacità e anche di questa organizzazione. Io già questa mattina sono stato all'interno e ribadisco, devo fare i complimenti a tutti gli attori che si sono adoperati per la realizzazione. È un centro polifunzionale perché all'interno ci sono anche tanti altri servizi, sarà un fiore all'occhiello per la comunità agrigentina e spero che in pochi mesi quasi tutta la cittadinanza verrà vaccinata. Voglio raccomandare massima precauzione, massima prevenzione, anche perché questa variante inglese è più diffusiva e colpisce anche le classi più giovani. Beh, credo che sia un bel segno, siamo tutti impauriti, preoccupati, spaventati e si aprono questi spiragli di speranza. Ecco, credo che è da cogliere con grande soddisfazione e anche sperare che un po' alla volta tutto questo che ci sta schiacciando scompaia. Oggi è un giorno di festa, e questo è un luogo di speranza, l'ha detto qualcuno più come dire, importante di me andando a visitare uno di questi luoghi, è un luogo di grande speranza, è il frutto di un lavoro veramente
un grande lavoro della regione, ma un grande lavoro di squadra, ecco, come sempre in questi casi. Speriamo di accelerare con i vaccini, che è l'unica speranza che abbiamo di poter uscire quanto prima da questo tunnel. Come Presidente della Commissione Sanità dico che sono contenta che la mia provincia oggi apra questo hub per le vaccinazioni. Rimane un problema che in questi giorni abbiamo sentito, che è quello delle aree interne. Vorrei oggi proporre una modalità diversa per non fare spostare gli anziani, non far fare centinaia di chilometri, quindi anche diciamo essere sul territorio vuol dire trovare anche soluzioni in questo senso, agevolando gli anziani che sono impossibilitati a raggiungere Enna, eccetera. C'è qualcosa che nella prenotazione secondo me va rivista, va corretta, insomma, ecco, quindi oggi questo è di buon auspicio intanto come centro vaccinale, e poi dovranno essere affrontate una serie di questioni, di tematiche legate proprio alla celerità di fare i vaccini ed essere anche sul territorio pronti per le evenienze. Ancora un caso sospetto di gravi se non letali effetti collaterali da vaccino AstraZeneca. Un operaio di 52 anni di Licata, in servizio in una casa di riposo a Palma di Montechiaro, è morto alcuni giorni dopo la somministrazione del vaccino ricevuto anche dai suoi colleghi. Il licatese ha avvertito un malore all'interno della sua abitazione, è stato trasportato all'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata e poi trasferito in elisoccorso al Policlinico di Palermo, dove morto per emorragia cerebrale. I familiari intendono che sia accertata la causa del decesso e hanno presentato denuncia. La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta, così come già altre procure siciliane su altrettanti casi dello stesso genere. Sono arrivati a Catania i 5 ispettori del Ministero. Dovranno fare luce sul decesso di Stefano Paternò, avvenuto 12 ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. I dettagli nel servizio. Sono già al lavoro i 5 ispettori del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità giunti a Catania per gli accertamenti sulla morte del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò. Appena giunti a Catania da Roma si sono riuniti assieme ai carabinieri del NAS, nucleo antisofisticazione, nei locali della direzione dell'ospedale Cannizzaro. È lì che è previsto l'incontro con i medici del 118 intervenuti per rianimare il militare della Marina. Oggi e domani l'ispezione avverrà a Siracusa, nella sede dell'ASP, e poi alla base della Marina di Augusta, dove è avvenuta la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'intervento degli ispettori del Ministero della Salute avrà il compito di verificare le varie fasi che hanno caratterizzato la vaccinazione di Stefano Paternò, avvenuta l'8 marzo scorso. Il marinaio, meno di 12 ore dopo, ha accusato febbre forte, le convulsioni, e 45 minuti dopo l'intervento dei rianimatori del 118 è morto nella sua casa di Mister Bianco, in provincia di Catania. Una morte sospetta che ha indotto la procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino e il sostituto Gaetano Bono a sequestrare le dosi rimanenti dell'8 ABV2856 di AstraZeneca. Il decesso del sottufficiale Paternò ha richiamato l'attenzione su un'altra morte sospetta, quella di Davide Villa, di 50 anni, poliziotto della squadra mobile della questura di Catania, che il giorno dopo essere stato vaccinato con una fiala di AstraZeneca ha accusato dei fastidi, finendo in rianimazione. 12 giorni dopo è morto. Su quest'ultimo caso però la procura di Catania ha subito avviato un'inchiesta, che ha poi trasferito a Messina per competenza, in quanto Davide Villa era sposato con una magistrata del distretto eteneo. I due decessi hanno portato sotto i riflettori un terzo caso, quello del maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, di 54 anni, vice capo della sezione della polizia giudiziaria alla procura di Trapani, deceduto a metà febbraio, due giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca. I tre casi hanno fatto scattare l'intervento del Ministero della Salute, che ha inviato i 5 ispettori
ed intanto prenderà il via la prossima settimana in Sicilia la campagna di vaccinazione anti-Covid per le persone estremamente vulnerabili. Si tratta, spiega la regione, di una platea che complessivamente interessa circa 500.000 cittadini. La struttura dell'assessorato regionale della salute, alla luce dell'aggiornamento del piano vaccinale nazionale varato lo scorso 10 marzo e tenendo conto delle priorità definite delle indicazioni relative all'utilizzo dei vaccini disponibili, sta procedendo infatti all'organizzazione delle prenotazioni per i cittadini che rientrano nella categoria di estremamente vulnerabili, cioè persone affette da condizioni di danno d'organo preesistente o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19. Si tratta del secondo importante step su un target fragile. La Sicilia, infatti, già lo scorso 2 marzo, ha avviato la campagna di somministrazione del vaccino su disabili gravissimi e dei loro caregiver. La prenotazione della vaccinazione potrà avvenire tramite la piattaforma telematica messa a disposizione della struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane, ovviamente per i cittadini che per condizioni di salute certificate non potranno recarsi nei punti vaccinali territoriali. Sarà possibile prenotare la vaccinazione a domicilio tramite call center. Intanto, in linea con il nuovo piano vaccinale varato dal governo nazionale, prosegue la campagna vaccinale per i siciliani over 80 della fascia 70-79 anni, del personale scolastico ed universitario docente e non docente, delle forze armate, di polizia e del soccorso pubblico, dei servizi penitenziari italiani, delle comunità residenziali. Infine, seguendo le disposizioni del nuovo piano nazionale che ha bloccato di fatto la somministrazione del vaccino sul target dei cosiddetti servizi essenziali, anche in Sicilia si proseguirà con le vaccinazioni programmate per età anagrafica e non per categoria. Palma di Montechiaro si avvia a diventare zona rossa. I casi di soggetti positivi al Covid-19 sono aumentati sensibilmente negli ultimi giorni. Se ne contano 54. Il sindaco Stefano Castellino ha imposto la DAD nelle scuole e fino al 6 aprile l'inibizione a diverse vie e piazze comunali. Tenta di forzare il posto di blocco allestito dalla Polizia Municipale di Agrigento in Viale Emporium all'altezza incrocio con Via Gela. Interviene anche una pattuglia della sezione volanti della Questura e gli agenti, senza non poche difficoltà, riescono a bloccare quell'utilitaria con a bordo due giovani agrigentine che di fatto volevano ignorare il divieto stabilito dal sindaco per frenare i contagi Covid di ingresso a San Leone per i non residenti. Bloccata l'auto, la conducente apparsa essere visibilmente ubriaca. A confermarlo è stato l'esame dell'etilometro, che ha rilevato un tasso alcolico ben oltre il limite consentito dalla legge. La 27enne, che era alla guida della vettura, è stata pertanto denunciata alla procura per guida in stato d'ebbrezza e quale sanzione accessoria gli è stata ritirata la patente. Festa privata in un locale in zona Valle dei Templi nella serata di sabato. Qualcuno ha però segnalato al numero unico d'emergenza che in quel determinato locale erano in corso dei festeggiamenti. I poliziotti della sezione volante della Questura di Agrigento sono inevitabilmente accorsi, ma all'arrivo delle pattuglie si è registrato una sorta di fuggi-fuggi generale. La pandemia da Covid-19 rallenta l'occupazione femminile anche in Sicilia e nel terzo trimestre del 2020 segna un meno 21.000 donne occupate rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato emerge da uno studio dell'Osservatorio Economico di Confartigianato Sicilia. Il Covid brucia così il lavoro delle donne, colpa anche del crollo nel settore dei servizi, un settore per lo più a vocazione femminile. Al terzo trimestre del 2020 si contano 478.000 occupate totali, di cui 80.000 occupate indipendenti, meno 3.000 rispetto al terzo trimestre 2019 e 398.000 occupate dipendenti al terzo trimestre 2020, meno 18.000 rispetto al terzo trimestre 2019.
Il 13,5% delle imprese artigiane femminili è gestito da giovani under 35, mentre il 6,4% da donne straniere. Il 57,4% dell'artigianato femminile si occupa di attività di servizi per la persona, in particolare il settore benessere. Il 28,6% di manufatturiero, in particolare industrie alimentari e confezione di articoli di abbigliamento. Il 9,5% di servizi alle imprese, mentre solo il 3,8% impiegato nelle costruzioni, dati Istat riferiti al 2019 danno evidenza di alcune disparità di genere che potranno influenzare in modo favorevole o sfavorevole la partecipazione delle donne siciliane nel percorso futuro di ripresa. Ed è Catania la provincia che guida la classifica dell'isola con il maggior numero di imprese rosa, 24.903, di cui 2.498 artigiane. Palermo è la seconda con oltre 23.000 imprese al femminile, di cui 2.309 artigiane. Seguono poi Messina, Trapani e Agrigento. La città dei templi è anche quella con la più alta incidenza di donne nel settore dei servizi alla persona, con una percentuale di oltre il 60%. Ma in questi giorni di coronacrisi i titoli dei quotidiani sono drammatici: allarme nel Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale si ferma, crisi peggiore di quella del 29 oppure del secondo dopoguerra, dell'11 settembre, del crack Lehman Brothers del 2008, e che più ne ha più ne mette, addirittura il mondo si blocca. In realtà il mondo per fortuna se ne frega un po' della crisi economica e continua a girare indifferente alle umane vicende. Spesso infatti i titoli si sprecano per descrivere le certo disastrose conseguenze della pandemia da Covid-19 sull'economia mondiale. Certo è che la crisi la pagheremo a caro prezzo, ma pensiamo a chi già nel mondo vive in condizioni disumane, pensiamo ai bambini vittima della fame, alle famiglie disagiate, il cui grido rimane sordo ed indifferente alle orecchie dei giganti. Frega molto invece a noi paesi ricchi, agli occidentali, a quelli il cui stile di vita era non negoziabile, ricordate, e che questo stile dovranno invece rivederlo al ribasso. La crisi imporrà di ridurre i consumi e gli sprechi, di ridistribuire la ricchezza, di rifondare lo stato sociale all'insegna di maggiore giustizia ed equità. Eppure la crisi ci sta finalmente aprendo gli occhi e incomincia ad affermarsi quell'idea che nulla sarà più come prima. Serve un salto di paradigma culturale, serve un cambio di mentalità da parte di tutti. Questo è quello che ha dichiarato pochi giorni addietro il grande stilista italiano Giorgio Armani. Questa crisi è una meravigliosa opportunità per rallentare tutto, per riallineare tutto, per disegnare un orizzonte più autentico e vero. Basta spettacolarizzazione, basta sprechi. Una meravigliosa opportunità per ridare valore all'autenticità. Il momento che stiamo attraversando è turbolento, ma ci offre la possibilità unica davvero di aggiustare quello che non va, di togliere il superfluo, di trovare una dimensione più umana. Gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso per 5 giorni il supermercato Prezzemolo e Vitale in via Villafranca a Palermo perché non rispettava l'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, con la quale era stata vietata la vendita di alcolici dopo le 18. Gli agenti in borghese hanno constatato che i clienti uscivano con bottiglie di vino, birra, spumante dopo l'orario consentito. Il supermercato è stato multato con 400 euro e applicata la chiusura amministrativa di 5 giorni. In sede di verbale la titolare ha annunciato il ricorso contro l'ordinanza del sindaco. Vediamo. Il ricorso al TAR è avverso un'ordinanza non è facile, perché il problema di queste ordinanze comunali è che vengono definite per pochissimi giorni, quindi è chiaro che di fatto il momento in cui si presenta si potrà avere probabilmente soltanto una decisione quando il provvedimento è già scaduto. Questa è la criticità e anche la mancanza di tutela che determina il fatto che le ordinanze vengono emesse dall'oggi per domani solo per una settimana, per 5 giorni. I gestori del supermercato mettono in evidenza il fatto che sicuramente chi fa la spesa
comprando altro tipo di generi alimentari, oltre eventualmente vino, birra piuttosto che altro, sicuramente non si fermerà davanti al supermercato a consumare la bevanda alcolica. Sì, assolutamente. Diciamo che la misura sotto questo profilo è assolutamente iniqua, perché vuole magari andare a sanzionare quei piccoli esercizi dove a volte si crea assembramento, ma e la grande distribuzione, i grandi supermercati, mai nessuno si sogna di aprirsi la bottiglia di vino davanti a Prezzemolo e Vitale. Non è accaduto né accade, quindi di fatto il comune allora va a sanzionare i grandi supermercati, i supermercati più grandi, perché non riesce a controllare dei negozi magari più piccoli o l'accalcamento in attività più piccole, e quindi viene veramente a determinare un provvedimento assolutamente ingiusto, a prescindere dal fatto che comunque entra in un ambito che è quello della distribuzione, delle aperture e delle chiusure anche di competenza nazionale, cioè è giusto che ci sia una regolamentazione a livello nazionale più che locale. Tra l'altro, i gestori dei supermercati sono quelli che durante il lockdown sicuramente non si sono tirati indietro, loro e il loro personale soprattutto hanno continuato a garantire i servizi essenziali, i rifornimenti dei viveri agli italiani e in ogni caso 5 giorni di chiusura chiaramente non va Guardi, incontro a questo è un tipo. danno enorme, anche a mio avviso veramente ingiusto, perché veramente, soprattutto una ditta seria, corretta e attenta alle esigenze della clientela, andarla a sanzionare con un 5 giorni di chiusura, che è veramente un provvedimento pesante, è assolutamente ingiusto, perché come ricordava lei, in realtà hanno avuto mille difficoltà e hanno tuttora, perché per esempio i commessi sono i più esposti, ci sono fra il personale, ci sono stati alcuni casi di Covid, quindi con difficoltà di sostituire il personale, veramente un periodo difficile. E andare a chiudere 5 giorni perché un cliente è uscito con una bottiglia di vino, francamente sì, l'ordinanza è quella, però mi si permetta, è una cosa secondo me assolutamente ingiusta e ingiustificata. Con l'accusa di inosservanza continuata dell'obbligo di istruzione dei minori, gli agenti della Polizia Municipale di Cattolica Eraclea hanno denunciato i genitori di 3 minori alla Procura della Repubblica di Agrigento, responsabili di aver procurato l'evasione scolastica dei propri figli. I vigili urbani, di concerto con la direzione scolastica e didattica presente sul territorio, ha terminato una serie di verifiche e controlli volti ad analizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Le norme attualmente in vigore prevedono l'obbligo di istruzione scolastica per i minori fino al compimento del 16° anno di età, compreso quindi il biennio delle scuole superiori, ed è stato proprio al termine dei controlli che gli investigatori hanno scoperto l'inottemperanza dei genitori di 3 minori, che non hanno fornito alcuna valida giustificazione sull'assenza dei loro figli dalla scuola. Malati Covid ed ex positivi sull'orlo di una crisi. Team di psicologi spiegano il disagio, ma anche i sensi di colpa per essere causa del contagio altrui. Vediamo. Noi abbiamo proprio voluto accogliere le persone già all'ingresso per farli sentire a proprio agio, tranquillizzarli, perché la paura del vaccino c'era già prima e in questi giorni è chiaramente aumentata con le notizie che i mass media hanno dato, su cui ancora ci sono degli studi in corso, per cui direi di tranquillizzarci finché le prove scientifiche non vanno a screditare quanto noi già sappiamo. Lo psicologo anche qui ha un ruolo di protagonista, accoglie, segue il percorso nel corridoio, somministrazione del vaccino e poi il ruolo fondamentale nella sala d'attesa. È previsto un quarto d'ora, 20 minuti dopo la somministrazione del vaccino in cui l'utente viene controllato per eventuali effetti collaterali. Qui lo psicologo allenta, contiene l'ansia attraverso tecniche di biofeedback sul respiro. È stato prezioso dal primo momento, quindi diventa l'accompagnatore ideale per supportare e contenere il malessere che l'utente può ovviamente presentare. E noi vogliamo, scegliamo sempre di essere accanto alle persone, perché il principale motivo per cui l'ufficio di commissariamento ha scelto me come neurologo e il team degli psicologi è quello di stare vicino alle persone, accogliere i loro bisogni e cercare di abbassare il loro disagio.
Ormai è da un anno che le nostre vite sono state influenzate da un virus a rapida diffusione che inevitabilmente e drasticamente ha influenzato il nostro stile di vita, sia nella quotidianità che nella progettualità. La pandemia è stata ed è tuttora una fonte di grande stress e il nostro ruolo di psicologi in prima fila nell'emergenza sta proprio nel fatto di poter supportare, sostenere e contenere le ansie e le preoccupazioni di chi inevitabilmente è colpito dalla pandemia sia fisicamente che a livello emotivo, con lo scopo appunto di cercare di ripristinare loro quelle risorse, quelle competenze che possono comunque aiutarli a fronteggiare non solo le difficoltà che possono riscontrare, ma anche a migliorare la qualità della loro vita. La paura ricorrente è il sentirsi male, quindi avere degli effetti collaterali dopo, quindi fondamentalmente già arrivano con questa paura, queste ansie, che vengono poi alimentate durante tutto il percorso che fanno nel vaccinarsi. Quindi noi accogliendoli fin dall'inizio cerchiamo un po' di smorzare queste ansie che hanno, questi pensieri negativi che incrementano la loro ansia. E stando lì a fianco durante tutto il percorso loro traggono beneficio proprio da questo. Volontari con i soldi pubblici erogati dall'ASP di Agrigento, e questa è l'accusa mossa dalla Procura di Agrigento nei confronti di due responsabili di un'associazione di volontariato di cani cattì, il nostro direttore Arturo Cantella. La Guardia di Finanza di Agrigento, su disposizione del procuratore capo dottor Luigi Patronaggio e del sostituto procuratore Chiara Bisso, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di un valore di euro 3.757.000 emesso dall'ufficio del GIP del Tribunale di Agrigento nella persona di Francesco Provenzano nei confronti dei due responsabili di un'associazione di volontariato di Canicattì che ha beneficiato illecitamente di ingenti finanziamenti pubblici erogati dall'ASP di Agrigento. I due, un marito e una moglie, sono indagati per più delitti di truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale. Il provvedimento cautelare giunge alla fine di una complessa attività investigativa coordinata dall'ufficio della Guardia di Finanza che ha avuto origine da alcune attività ispettive di carattere fiscale eseguite dagli stessi militari nei confronti dell'associazione di volontariato Sicania Soccorso e dell'omonima impresa individuale, entrambi operanti nel settore della sanità. Le indagini di natura finanziaria hanno così consentito di accertare che i due indagati, titolari sia di fatto che di diritto di un'attività di impresa a fine di lucro attraverso lo schermo giuridico di una fittizia associazione di volontariato dagli stessi gestita, riuscivano a stipulare con l'ASP di Agrigento delle convenzioni per l'assistenza ai malati tramite il servizio di trasporto con ambulanze, beneficiando illecitamente di contributi pubblici destinati per legge in via esclusiva al rimborso delle spese sostenuti dai volontari che svolgono in forma associativa servizi assistenziali senza alcuna finalità di lucro. Le somme di denaro accreditate dell'ASP sui conti della Sicania Soccorso erano lontane dall'essere utilizzati meramente apparente associazione di volontariato, venivano dirottate con artifici fiscali e falsa documentazione nella disponibilità dell'impresa dei due indagati. Ciò ha consentito ai due coniugi al contempo di acquisire illecitamente i fondi concessi dall'ASP e dal Ministero erogati in favore dell'associazione di volontariato e svolgere invece una piena attività a fine di lucro nella gestione del servizio ambulante, facendo pagare il servizio agli utenti e intascando attraverso fittizie operazioni bancarie tutte in nero somme rilevanti in maniera del tutto illecita. Tra l'altro l'associazione di volontariato sono state addebitate anche spese personali dei due indagati, del tutto estranee per loro caratteristiche all'espletamento dell'attività dell'ente, come l'acquisto di costose autovetture di grossa cilindrata per oltre 100.000 euro. L'attività illecita ha consentito agli indagati di ottenere anche un illecito indebito risparmio fiscale quantificato in euro 416.886 e di percepire indebitamente erogazioni e contributi pubblici ammontanti a complessivi euro 3.340.000. Nel corso delle due operazioni di perquisizione, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nei luoghi nella disponibilità dei due coniugi denaro in contanti per circa 109.000 euro.
sequestrati anche ingenti disponibilità sui rapporti bancari esistenti per ulteriori 100.000 euro, due motocicli, 13 autoveicoli, tra cui due costosi SUV, 9 immobili e l'intero capitale sociale di una società che gestisce 3 attività di ristorazione, tra cui uno dei più frequentati locali della movida agrigentina nella località balneare di San Leone. Una sala giochi di Favara usata come centrale di spaccio e parole in codice per lo smercio di cocaina. Sono 6 le persone coinvolte nell'inchiesta che ha documentato oltre 150 cessioni di droga tra Favara e il villaggio Mosea d'Agrigento. La cautela dei pusher era massima, uno di loro alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha ingoiato una dose. Vediamo. I carabinieri della tenenza di Favara e della compagnia di Agrigento durante la notte hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Vella su richiesta del pubblico ministero Paola Vetro. Agli arresti domiciliari sono stati posti i protagonisti di una quotidiana e florida attività di spaccio di cocaina e hashish nel territorio di Favara e di Villaggio Mosè. L'attività di indagine è stata condotta dalla tenenza dei carabinieri di Favara e ha permesso di documentare e riscontrare un sistematico giro di spaccio portato avanti dall'ottobre del 2019 a luglio del 2020 in pieno periodo di lockdown anti-Covid compreso. I dettagli dell'inchiesta sono stati resi noti stamani nel corso di una conferenza stampa. Nel corso di tutta l'indagine sono stati sequestrati più di 120 grammi di cocaina, 25 grammi di hashish e alcune piante di marijuana. Questo ci fa capire che il mercato della droga ad Agrigento e provincia sta puntando tutto sulla cocaina, dove un gran numero di persone richiedono questa determinata sostanza stupefacente a scapito di altre che si vendono anche a più buon mercato. Però al momento la cocaina sembra essere l'oggetto più richiesto sia dalle fasce più giovani che mature. Comunque le indagini richiedono sempre con degli accertamenti elaborati e degli elementi concreti per suffragare una richiesta della magistratura di emissione di custodia cautelare. Il lockdown ha rallentato di molto le attività perché come i gruppi criminali si sono dovuti adattare a queste nuove dinamiche, anche noi abbiamo dovuto cercare di adottare nuove strategie di indagine per arrivare alla conclusione migliore. Gli uomini della tenenza di Favara nel corso di tali servizi notavano movimenti e frequentazioni anomale all'interno di circoli privati in cui sostanzialmente gran parte degli avventori, dei frequentatori erano soggetti noti per i precedenti specifici in materia di stupefacenti oppure noti assuntori di droga. E, tra l'altro anche le frequentazioni destavano sospetto perché erano di pochi minuti, quindi soggetti che entravano all'interno del circolo e che nel giro di breve tempo ne uscivano. Quindi da queste prime osservazioni fatte appunto con attività di indagine tradizionale, quindi con servizi di osservazione e controllo sul territorio, le indagini hanno avuto uno sviluppo e siamo partiti anche con un'attività tecnica di intercettazione, di sorveglianza e di videoriprese ambientali che appunto davano conferma alle ipotesi che all'interno di tale circolo vi era una fiorente attività di spaccio. E arrestati sono 4 soggetti favaresi, soggetti adulti, la loro età va dai 45 ai 63 anni, soggetti con precedenti specifici, quindi non alle prime armi, e nessuno di loro svolge una regolare attività lavorativa, per cui è tutta gente che trae sostentamento in via prevalente da attività illecite. Gente conosciuta, insomma. Gente conosciuta e nota per i precedenti penali a loro carico. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. È il giorno della finanziaria, ma per l'ARS non sarà semplice approvarla. Si tratta di un testo con 135 articoli, di cui 25 stralciati per incostituzionalità. Intanto la regione è ancora in gestione provvisoria. Arturo Cantella. La Guardia di Finanza di Agrigento, su disposizione del procuratore capo dottor Luigi Patronaggio e del sostituto procuratore Chiara Bisso,
ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di un valore di euro 3.757.000, emesso dall'ufficio del GIP del Tribunale di Agrigento nella persona di Francesco Provenzano, nei confronti dei due responsabili di un'associazione di volontariato di Canicattì, che ha beneficiato illecitamente di ingenti finanziamenti pubblici erogati dall'ASPE di Agrigento. I due, un marito e una moglie, sono indagati per più delitti di truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale. Il provvedimento cautelare giunge alla fine di una complessa attività investigativa coordinata dall'Ufficio della Guardia di Finanza, che ha avuto origine da alcune attività ispettive di carattere fiscale eseguite dagli stessi militari nei confronti dell'associazione di volontariato Sicania Soccorso e dell'omonima impresa individuale, entrambi operanti nel settore della sanità. Le indagini di natura finanziaria hanno così consentito di accertare che i due indagati, titolari sia di fatto che di diritto di un'attività di impresa a fine di lucro attraverso lo schermo giuridico di una fittizia associazione di volontariato dagli stessi gestita, riuscivano a stipulare con l'ASPE di Agrigento delle convenzioni per l'assistenza ai malati tramite il servizio di trasporto con ambulanze, beneficiando illecitamente di contributi pubblici destinati per legge in via esclusiva al rimborso delle spese sostenuti dai volontari che svolgono in forma associativa servizi assistenziali senza alcuna finalità di lucro. Le somme di denaro accreditate dell'ASPI sui conti della Sicania Soccorso erano lontani dall'essere utilizzati meramente apparente associazione di volontariato, venivano dirottate con artifici fiscali e falsa documentazione nella disponibilità dell'impresa dei due indagati. Ciò ha consentito ai due coniugi al contempo di acquisire illecitamente i fondi concessi dall'ASPE e dal Ministero erogati in favore dell'associazione di volontariato e svolgere invece una piena attività a fine di lucro nella gestione del servizio ambulante, facendo pagare il servizio agli utenti e intascando attraverso fittizie operazioni bancarie tutte in nero somme rilevanti in maniera del tutto illecita. Tra l'altro l'associazione di volontariato sono state addebitate anche spese personali dei due indagati, del tutto estranee per loro caratteristiche all'espletamento dell'attività dell'ente, come l'acquisto di costose autovetture di grossa cilindrata per oltre 100.000 euro. L'attività illecita ha consentito agli indagati di ottenere anche un illecito indebito risparmio fiscale quantificato in euro 416.886 e di percepire indebitamente erogazioni e contributi pubblici ammontanti a complessivi euro 3.340.000. Nel corso delle due operazioni di perquisizione, i militari della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nei luoghi nella disponibilità dei due coniugi denaro in contanti per circa 109.000 euro. Sequestrati anche ingenti disponibilità sui rapporti bancari esistenti per ulteriore 100.000 euro, due motocicli, 13 autoveicoli, tra cui due costosi SUV, 9 immobili e l'intero capitale sociale di una società che gestisce 3 attività di ristorazione, tra cui uno dei più frequentati locali della Movida Agrigentina nella località balneare di San Leone. I ragazzi della Trinacria al lavoro a Fontanelle, quartiere di Agrigento. Eugenio Cairone. Si sono concluse ieri mattina le due giornate dedicate dai ragazzi della Trinacria alla bonifica delle palme del viale Sicilia a Fontanelle. 8 palme però non si sono potute potare perché troppo alte, come sostengono gli stessi operatori dell'associazione di volontariato. Per farlo, ed è necessario che si faccia, serve un cestello che a questo punto ci si augura si possa trovare presto per completare il lavoro e non vanificare l'intervento avvenuto dopo tanti anni ed eseguito alla presenza dell'assessore al verde del comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro. Assessore, un evento importante oggi per Fontanelle. Grazie a lei, assessore al verde, ai ragazzi della Trinacria. Si ripara un danno che dura da decenni. No, soprattutto grazie ai ragazzi della Trinacria. Devo dire che il tutto nasce subito dopo l'insediamento della Giunta. Il presidente Salvatore Terrazzino mi è venuto a trovare e subito abbiamo istituito una collaborazione che
porta a realizzare degli eventi volti al decoro urbano e al verde pubblico. È una notizia che posso dare che a breve, nella prossima giunta, istituzionalizzeremo il tutto con un protocollo d'intesa, quindi metteremo appunto nero su bianco. E ha visto la situazione di Fontanelle con i propri occhi, quindi si rende conto del bisogno che c'è ancora. Sì, è ovvio che questi sono degli interventi tampone, volti un po' a salvaguardare quelle che sono le palme. In questo quartiere c'è molto da fare e sicuramente nella situazione in cui versa il comune è ovvio che questi interventi non possono bastare, ma dovremmo attingere a dei finanziamenti regionali o anche nazionali per realizzare qualcosa di più concreto, perché il lavoro è molto. È un buon segno da parte del comune comunque, si inizia a lavorare dopo decenni appunto. Ma sì, noi siamo aperti a tutti. Io personalmente ricevo segnalazioni su Facebook, su WhatsApp, ad esempio domani faremo un tratto di strada che c'è al Viale dei Giardini, pericolosissimo, nella parte alta dove c'è il curvone, lo faremo in collaborazione con i nostri giardinieri e con l'ISEDA, quindi noi piano piano cerchiamo intanto di tornare alla normalità, che è la cosa più difficile, e poi vedere un pochino di sistemare la situazione con degli interventi più incisivi. La vostra associazione è diventata preziosa per il territorio, riscuotete il plauso della gente, è il caso di dire grazie di esistere. Sì, è un'associazione che è cresciuta molto in questi anni, siamo passati da 2-3 persone a 50, quindi si vede che la comunità è stata coinvolta nelle nostre iniziative perché ci tiene al bello e al decoro urbano. Abbiamo fatto numerose iniziative. Questa è una di quelle nuove, la potatura delle palme, ma ce ne saranno sicuramente tante altre diverse che andranno a coinvolgere anche altri interessi di altre persone. E secondo me siamo arrivati a un punto dove veramente vogliamo ritornare al bello, alla situazione iniziale in cui si trovava Agrigento. E penso che riusciremo con la nuova amministrazione a fare un grande lavoro e a trovare i fondi necessari per sistemare la nostra città. È da un decennio almeno che qui non si interveniva. E grazie a voi, grazie all'assessore Vaccaro, grazie al comune, alla nuova amministrazione, si sta recuperando il tempo perduto. Sì, a quanto ci dicono i residenti sono più di 20 anni che non vengono fatte queste palme, anzi dobbiamo ringraziare senza dubbio Ames che ci ha fornito le motoseghe, perché senza di queste non potevamo neanche lontanamente fare questo tipo di lavoro, e il comune per quanto riguarda i permessi, il ritiro degli sfalci, che è anche una questione importante, visto che non avremmo le possibilità di fare un'iniziativa senza di loro. Tornerete a Fontanelle perché c'è tanto lavoro? Sì, torneremo sicuramente a Fontanelle, ovviamente siamo in tutta Agrigento, facciamo iniziative in tutta Agrigento, siamo andati anche a Porto Empedocle, a Montaperto, Villaggio Mosè e tantissimi altri posti. Cercheremo di dare una mano come possiamo e fin quanto potremo. Decine di pesci sono stati trovati morti sulla spiaggia di Giallo Nardo e Arrealmonte, a renderlo noto è l'associazione Mare Amico, perché la situazione, oltre a essere grave, è pure molto strana. Abbiamo prelevato alcuni di questi pesci morti e li abbiamo affidati al servizio veterinario dell'ASP di Agrigento, che si farà carico di inviarli all'istituto zooprofilattico di Palermo per accertare la causa della loro morte, dichiara Mare Amico. Siamo adesso allo sport. Volley, la vittoria era un passo per la SEAP Ragona, che subisce la terza sconfitta in campo e lascia il primo posto al solitario Messina. La gara contro il Modica termina 3-2. Vediamo.
La SEAP Dall'Icardillo Aragona subisce la terza sconfitta in campionato e lascia il primo posto solitario al Messina, avanti in classifica di un punto e prossimo avversario di Moneta e compagne, sabato al Pala Nicosia di Agrigento. L'Aragona ha vinto agevolmente i primi due set, 19-17, nel terzo ha sprecato due match point per poi subire la clamorosa rimonta del Modica, trascinata dal capitano Ferro, migliore realizzatrice del derby con 30 punti. Al Pala di Modica, la SEAP Dall'Icardillo Aragone scese in campo con Caracuta in palleggio, Stiva all'opposto, Borelli e Murri centrale, Moneta e Cappelli schiacciatrici e Vittorio libero. Le padrone di casa hanno risposto con Turla in regia, Liguori opposto, Ferro e Giardi di banda, Gridelle e Leandri centrale, Ferrandello libero. Durante la partita il coach Enrico Quarta ha utilizzato anche Asaro e Capponi. Il primo set è ben giocato dalla SEAP Dall'Icardillo Aragona, che sbaglia il minimo sindacale. Le biancazzurre, con un perfetto gioco di squadra, conducono 12-16 la prima, 16-21 dopo. Chiude il parziale Stival con 19-25. Il predominio della SEAP Dall'Icardillo Aragona si concretizza nel finale del secondo set, dopo un inizio equilibrato. Dal 14-16 l'Aragona spinge sull'acceleratore e corre a vincere il parziale 17-25 con l'attacco di una superlativa Serena Moneta. Il terzo set scorre sul filo dell'equilibrio 8-7 e 14-16. La SEAP Dall'Icardillo Aragona piazza un break importantissimo che potrebbe valere il 3-0 finale, ma inspiegabilmente la squadra di Dagioni subisce levemente reazione delle biancorosse, che passano a condurre 23-22. Passamento assolutamente no, anche perché anche nel terzo set avevamo preso due volte qualche per tre o quattro punti di vantaggio, tre sicuramente. Vado a memoria, quindi no, avevamo approcciato comunque bene anche il terzo set. E è cresciuto il livello, secondo me, dall'altra parte della rete, hanno ricucito, c'è stata quella serie di vantaggi, abbiamo avuto due, me le ricordo sicuramente, non so se due o tre palle per chiudere, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Poi la partita si è allungata, è stata combattutissima e purtroppo per noi è andata così, merito sicuramente del Modica, che è riuscito a elevare di molto nel corso della gara il livello del gioco. Mi aspettavo un campionato con dei valori troppo definiti per tutta, insomma, la serie di motivi e di circostanze, la storia di questo campionato che non sto qui a ribadire per l'ennesima volta, se no ci annoiamo. Quindi è molto combattuto, la cosa non mi sorprende molto, sinceramente. Noi abbiamo iniziato a definirci perché sono caduti i palloni che non dovevano cadere, poi io merito a loro perché comunque hanno fatto una grande partita. E comunque per giocare contro di noi, appunto, c'è da fare una grande prestazione, l'hanno fatta tutte. E da parte nostra posso solo dire che non abbiamo avuto quel coraggio di portare a casa una partita che per noi era fondamentale. Ma noi dobbiamo partire sempre lì la storia, consapevoli che sì, siamo una squadra forte, però in appunto partite importanti non possiamo permetterci di avere il braccino. Stasera a tratti lo abbiamo avuto e loro ne hanno approfittato. E appunto la partita è andata così. L'agrigentina Giusy Parolino vince i campionati italiani di lanci lunghi invernali 2021 over 35 della nuova campionessa italiana. L'atleta Viterbo non solo riceve la medaglia d'oro, ma stabilisce il nuovo record siciliano, battendo il suo stesso risultato del 2019. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.